Salve viaggiatori! Dopo l'aggiornamento alla versione 5.0 verrà aggiunta la meccanica della conquista dello splendore al sistema dei desideri. Essa aiuterà i viaggiatori meno fortunati! Grazie, Oyoverse, che pensi sempre a me e mi tieni in grande considerazione. Inoltre, i punti del cammino divino del desiderio incarnazione divina sono passati a 1 e il tasso di ottenimento delle armi a 5 stelle è notevolmente aumentato. Questa cosa mi interessa. Cioè, vuol dire che tra le righe hanno anche aumentato la probabilità di trovare le armi a 5 stelle. Ne hanno parlato in live, questa parte mi era sfuggita. No, qui parla solo di incarnazione divina, che è il banner armi, quindi hanno aumentato le probabilità sul banner armi e i punti del cammino sono 1, quindi noi otteniamo l'arma garantita con un solo piti. D'ora in poi nel banner armi, ragazzi, ci basterà andare, ci basterà non trovare l'arma 5 stelle che vogliamo per trovarla subito il piti dopo. Quindi i piti obbligatori per avere l'arma che vogliamo diventano 2 e non 3, quindi un piti in meno ogni volta. Yes, Genshin Impact. Quando tieni un personaggio a 5 stelle nel desiderio evento personaggio o nell'evento personaggio 2, se durante questo desiderio non è garantito l'ottenimento del personaggio a 5 stelle promozionale, c'è la possibilità che si attivi la meccanica della conquista. Se si attiva la meccanica, automaticamente sappiamo di aver vinto il 50-50. Che cosa vuol dire? Dopo spiegano un po'. Vuol dire che il tasso di ottenimento sarà più alto? Sì. Quando ottieni un personaggio a 5 stelle tramite un desiderio evento, hai il 55% adesso di ottenere il personaggio promozionale, il che vuol dire che abbiamo il 5% aggiuntivo che si attivi questo effetto speciale della conquista dello splendore e dunque di avere la nuova animazione speciale che ci conferma il personaggio a 5 stelle evento. Quindi adesso sappiamo che c'è un'animazione peculiare alternativa a quella che già conosciamo dello sbrillocco d'oro quando la meteora piove, che ci segnala il 5 stelle. Quando la meteora piove e brilla più del dovuto, sarà il 5 stelle evento. La meccanica della conquista si attiva solo nel caso in cui c'è il 50-50, quindi, come logico che sia, non si attiverà se abbiamo già il 100%. Questo vuol dire che se il personaggio da 5 stelle che hai ottenuto non è il personaggio promozionale, il prossimo personaggio da 5 stelle che otterrai sarà quello promozionale. C'è un mio video su YouTube che ha 100.000 visualizzazioni dove vi spiego tutta questa meccanica e quindi il sistema di garanzia rimane. Questo sistema, attenzione, vale solo per i banner evento personaggio, quindi vale per i due banner evento indipendentemente dal fatto che ci siano personaggi nuovi o meno, non vale per i banner armi. Sì, questo è molto importante. Specifico, perché è importante, che se ottieni l'animazione normale del 5 stelle, non è detto che hai perso il 50-50, magari semplicemente non si è attivata la possibilità di garanzia del 50-50, quindi se vedi l'animazione normale della meteora, hai sicuramente un 5 stelle e hai il 50% di avere il 5 stelle evento. Se vedi l'animazione nuova, è 100% il personaggio evento, quindi hai vinto il 50%, hai vinto il 50-50 al 100%. Praticamente è un 5, esatto. La percentuale adesso passa a 55-45. No, 70%, ragazzi, cioè, no, non in un gioco che hai il personaggio garantito. Io vi faccio l'esempio di Fate Grand Order. Fate Grand Order ha la percentuale dell'80% di trovare il 5 stelle in rate up, ma ti garantisce un 5 stelle dopo una quantità di pool che è infinitamente più grande rispetto a quella di Genshin. Quindi, visto che Genshin ha il garantito che è più in basso rispetto alla norma dei gacha prima della sua uscita, è comunque una percentuale che si farà sentire. Punti destino delle armi passa da 2 a 1, quindi per avere l'arma garantita evento che volete vi basta fare piti due volte e quindi perdere il 50-50 una volta e la volta dopo subito avete l'arma, non è più tre piti. Ottima come novità, la migliore. C'è questa nuova animazione speciale rosina, bluina, che ha i colori del boccino evento, che ci permette di avere possibilità aumentate di trovare il 5 stelle evento. È un 5% in più di fatto di vincere il nostro 50-50, perché abbiamo il 5% che si attivi questa animazione e se si attiva l'animazione è automaticamente personaggio evento. Sappiamo già che è personaggio evento. Questo non significa che con l'animazione normale dorata il personaggio non possa essere comunque evento, significa solo che con l'animazione dorata c'è il 50-50 da vincere, con questa animazione invece non c'è il 50-50 da vincere, è vinta per forza. Da qua vediamo che se ne usano 4 per fare un
manufatto, quindi si può fare una volta ogni tot, però qui si parla solo di questo set, quindi il limite di utilizzo dell'elisir, leggendola così, va per set, non per periodo di tempo in generale. Ok ragazzi, è scritto qua sotto. Ogni set può essere definito una volta, quindi possiamo fare un artefatto di un set una volta a ciclo. Tempo rimanente in questo ciclo 18 giorni, quindi sono 18 giorni a ciclo e questo vuol dire che ogni 18 giorni possiamo creare un manufatto a set in questo modo. Ma questo non vuol dire che possiamo creare un manufatto ogni 20 giorni, vuol dire che possiamo creare un manufatto di ogni set ogni 20 giorni. Sì, bro, poi mi si critico. Da questa schermata invece si vede che si può craftare un elisir solo ogni 18 giorni. Non che cambi molto dai tempi di Star Rail dove ne ottieni due a patch. E la grossa differenza è che questi sono molto più forti di Star Rail, regà. Cioè pezzo con main stat più due substat. Un pezzo ogni 80 giorni. Usando questi, gli elisir si ottengono anche in altri modi però, eh. Hanno detto chiaramente che si potranno ottenere nel Battle Pass a pagamento. Ce ne regalano uno per l'anniversario e molto probabilmente ce ne daranno anche negli eventi futuri. Però fare un off-piece, Pyro Damage Bonus, Electro Damage Bonus, Dendro Damage Bonus, mettendoci dentro Rate Damage, rega, io mi va bene farlo uno in un mese. Volete farlo? Volete fare un pezzo del genere una volta a settimana? Servono 4 di questi per fare un artefatto. Però io credo che questa volta il pagamento sia giusto, perché è una roba fortissima. Guardate, avrei detto anche io, è un po' costosa come roba, un po' macchinosa, se fosse stato identico a Star Rail, cioè io pago 4 di questi che sono difficili da ottenere e faccio un artefatto solo senza scegliere il substat. Io posso scegliere due substat. È una roba troppo grossa secondo me. Quindi a me va bene come valuta. Cioè se penso a Star Rail penso, preferisco usare una trombetta a relic ma avere la relic con solo la main stat definita o usare 4 trombette ma so che la relic ha rate damage. Io preferisco molto di più usarne 4 ma avere rate damage. Questo nuovo set di manufatti, visto che abbiamo l'effetto qui. Se il personaggio che indossa questo set è nella modalità di benedizione del Night Soul, che è l'anima della notte, ed è in campo, il danno aumenta del 15%. È molto probabile che la benedizione del Night Soul sia una cosa in comune ai personaggi di Natlan. 4 pezzi. Dopo che il personaggio consuma un punto anima della notte, un punto Night Soul, mentre è in campo, il suo crit rate aumenta del 40% per 6 secondi. Questo effetto si triggerà una volta ogni secondo. 40% ogni 6 secondi. Requisito? Avere la modalità Night Soul e quindi essere di Natlan. Vantaggio? Gigante. Uno dei migliori set di manufatti credo mai usciti. E sicuramente il set di manufatti che vogliamo per i nostri personaggi di Natlan, almeno per il momento, anche perché quell'effetto di crit rate è gigante. E qua arriva una domanda, Paimor, e me la faccio anche io. Il Night Soul è una meccanica limitata ai personaggi di Fontaine, e se Mavuika lo desse a tutti?